Prima vittoria in campionato per la Gymnasium Caserta, che mette fine alla striscia di 3 sconfitte in 3 partite. Situazione che aveva determinato anche l'allontanamento di coach Carro dopo i primi 2 inopinati passi falsi con Giuliano e Basilia Potenza, e con il ritorno sulla panchina di Antonio Cioffi, l'anno scorso vice allenatore della compagine casertana. Partenza contratta per le viaggianti, con Ischia che si porta subito sullo 6-0, ma Rosa Natale guida le compagne con 5 punti per chiudere il primo quarto sul 6-10. Poi Coletta con 4 punti, ma condizionata da 4 falli, porta Caserta all'intervallo lungo sul 14-19. Una partita condizionata da tanti errori in attacco per entrambe le squadre ha determinato anche un punteggio molto basso. Ischia si rilancia nel terzo periodo e rimette il naso avanti nel match 20-19, ma le ragazze di coach Cioffi si organizzano a zona e chiudono la frazione sul 20-27 con una tripla da 8 metri del play Lillo sulla Siena. Ischia prova a rientrare, ma Barone, con 6 punti consecutivi, la ricaccia indietro. Si chiude con una gara di tiri liberi con Nocera e Sacco a prendersi falli e a segnare dalla lunetta. Questo il tabellino del match per Ischia: Di Palo 10, Buono 4, Langella 7, Mattera 4, Lodato 6, Zuolo 2, Tarso 2. Non hanno segnato Nicolella, Stanescu, Morgera, Solmonte. Allenatore Tarso. Per la Gymnasium Caserta, Lillo 3, Sacco 8, Barone 7, Nocera 8, Coletta 9, Natale 5, Pastore 2. Non ha realizzato Bernardo. Coach Cioffi. Punteggio finale: Ischia 37, Gymnasium Caserta 42. Finalmente la prima vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Dopo la buona prestazione contro la Saces ci aspettavamo sicuramente di fare una buona prestazione, di portare a casa finalmente i primi 2 punti della stagione. Avevo chiesto alle ragazze tanta difesa ed è quello che ho ottenuto. Veramente hanno dato l'anima queste ragazze in difesa. In settimana avevamo lavorato molto su questa componente del gioco che sta dando i suoi frutti. Purtroppo c'è tanto da lavorare, lo si è visto perché abbiamo creato molte occasioni ma abbiamo capitalizzato poco. Le scarse percentuali al tiro ci hanno fatto preoccupare molto e alla fine la partita potevamo chiuderla molto prima se avessimo segnato magari qualche conclusione in più. Sono partite che però fanno maturare le ragazze perché hanno giocato combattuto, giocato punto a punto fino alla fine. Credo che l'obiettivo che ci siamo posti tra di noi e lo spogliatoio è sicuramente quello di migliorare e migliorare soprattutto partita dopo partita. Poi dopo i risultati sicuramente a lungo andare arriveranno e penso che con questo gruppo giovane potremmo toglierci parecchie soddisfazioni. Ora abbiamo sabato prossimo una partita molto difficile contro la capolista Maddaloni. Speriamo in casa nostra di fare una buona figura, noi sicuramente ce la metteremo tutta per mettere i bastoni fra le ruote ad una squadra sicuramente molto più esperta.